Fustaccio! Marco! Fustaccio, Marco. Sei ancora in bagno a fare la cacca? Signor conduttore! Boss! Signor genio! No, ma scusate, cioè, voi mi date la linea così all'ultimo secondo, non ho capito. Ma ci sono dei numerini che scorrono piano piano sullo schermo. No, io ero sul divano a farmi cazzi miei e voi mi... Cioè, non c'ho neanche le notizie, adesso state lì un attimo, belli calmi, vado a prendermi le notizie di là, andate a fare... Allora, per raccontare la situazione, cioè Marco Mazzoli conduce una doppia vita, cioè praticamente noi ormai abbiamo un rapporto con lui rilegato a uno schermino di 10 cm per 10. Un po' come una cam girl. Però non ci tocchiamo davanti a lui. E tanti messaggi su WhatsApp, diciamo. Esatto, lui compare ogni tanto ed è su 105. Quando scompare diventa di colore ed è di maglietta. È un'epifania oramai. Però oggi è vestito benissimo. Sì, oggi in camicia. Ecco, è ritornato, si è struccato. Sono qua, tranquilli. Che cazzo volete? No, niente, che cazzo volete? Che bello che sei oggi. Nessuno mi manda il segnale di ritorno. Io non sento cosa va in onda e sono lì bello tranquillo a farmi i cazzi miei. No, un bel indio orologio, no, ce l'hai. Per favore, ragazzi, ho vissuto un dramma stamattina. Una roba che se ve la racconto veramente qua al precipizio ce ne vuole uno altissimo. Cosa prepariamo allora? La moto allora entro in studio stamattina verso le 6:15 più o meno, ero un po' in ritardo stamattina, ma ho detto mi faccio la doccia perché non voglio più puzzare di capra, no? Allora entro in studio, c'è il nostro bellissimo gatto Oscar che conoscete tutti, no? Un gatto meraviglioso, mi guarda con questi occhioni e mi fa Mau e mi spruzza di merda le scarpe. No. Ma aspetta, ma il Mau com'era? Mau oppure Mau? No, era proprio un Mau come per dire aspettavo che tu arrivassi. Ascolta, per caccarti sulle scarpe. Tu non c'hai un gatto, c'hai un liquidator, cazzo. Cazzo, sai che lo puoi afferrare per i piedi e andare a rapinare le banche? Sì, io in spiaggia. È stata una scena poi tra l'altro ho un paio di scarpe abbastanza imbarazzanti. Adesso ve le mostro. Hai le babucce quelle con la bandiera americana? No, peggio queste. No, mamma mia, ragazzi. Dai. No, perché ricordiamo che Mazzoli compra questo marca di scarpe, come si chiama? Golden Goose? Come che si chiama? No, non è che le compro, è che gentilmente. Scoccheggi, sì, va bene. Comunque ce n'hai un paio blu che tu non te ne sei accorto, ma tu pensi che sia la Statua della Libertà? In realtà è un cazzo moscio. Sì. Cioè, se tu guardi la forma, la foto. Te lo giuro, Marco, io l'ho guardato e non te lo volevo dire. Si chiama su Wikipedia minchia morfida. Sì, sì, proprio si vede le palle. No, questo cazzo ma che tu stai parlando delle altre. Non sono le Golden Goose, sono le Sanders. Mi hanno gentilmente regalato e c'è la bandiera americana da una parte, dall'altra parte. Il cazzo moscio. Il cazzo di Napolitano che salutiamo. Il cazzo moscio di Puffo. Tutto perché blu. Scusa di Napolitano? Perché dalla colorazione, secondo me, dall'età presunta di quell'uccello. No. È intorno ai 100, eh? Ma no, bellissimo, scarpe bellissime. Voi non capite un cazzo di moda, ragazzi. Sì, cioè, questo qui mette le Old Balance, cioè neanche le New, cioè le Old Balance c'ha addosso. C'ho le New Balance con la O. Azzeccate, poi c'ha le New Balance. Oggi. Mamma mia, quanto sono vecchie queste scarpe. Oddio, Dio santo, come sto male. Ma no, è sta influenza di merda. Io ogni volta che vengo a Shitaly, cioè mi viene. Italy, quel posto bellissimo dove si mangia, e poi c'è Shitaly, che è proprio tutto il paese, che è proprio è una grossa merda a forma di stivali. Io ogni volta che vengo lì mi ammalo, una roba pazzesca, non va via. Io ho visto anche d'Italy, che è una nazione per la gente che si masturba, però ve lo racconto in privato. Ecco, bravo, vacci tu in quel posto di merda. A guardare. A proposito di Stati Uniti, vabbè, avrete letto che è successa l'ennesima strage. Ma io dico, ma come cazzo è possibile che ancora oggi, dopo tutto quello che è successo, consentano a dei ragazzini di poter possedere un'arma? Cioè in America, vedi, tu parli di Shitaly, guarda l'America quanto sono stronzi, si sparano tutti i giorni. Ma il problema è che tu sai che l'America è basata sul business, cioè qua non esiste altro argomento, quindi per loro è un business vendere le armi e se ne sbattono i coglioni. Però ragazzi, diamo due numeri, Marco, perché stamattina il Washington Post ha pubblicato un articolo molto interessante. Ci sono state 294 sparatorie con più di 4 persone coinvolte in 274 giorni. Ti rendi conto? Quindi vuol dire che la gente si spara a gruppi di 10 più di una volta al giorno negli Stati Uniti. No, ma poi le motivazioni sono sempre di pura follia, cioè questa pare fosse una motivazione più che altro religiosa, perché sto ragazzino qua ha 26 anni. Ma io dico, a 26 anni io avevo gli ormoni che mi andavano come una Ferrari 458 Italia Cabrio, no? Io avevo i coglioni anche sotto le ascelle da quanto ero arrapato. Io avevo un caricatore di cazzi fino dietro la schiena, ragazzi. Cioè io a 26 anni mi sarei scopato anche le marmitte della Watts.
Katz, capito? Cioè, questo cosa fa? Pensa di comprarsi una pistola, andare dentro una scuola, tra l'altro nemmeno la sua, e seccare 10 persone con la domanda: se era cristiano gli sparava in testa, se invece non lo era gli sparava le gambe. Ma come cazzo ti viene una roba del genere? Ma che malattie mentali puoi avere? Cioè, ma lo scintoista tirava una coltellata o cioè, non lo so, era non lo problema. So, non è specificato. Cioè, però a Miami non succedono queste cose. Ti scorticano dalla testa, capito? Allora, se sbagli quartiere. Specifichiamo due cose. Allora, Miami, c'è cioè una parte di Miami, quella più famosa, quella più turistica, a parte South Beach, ma proprio Miami città, che è bellissima, sicurissima, molto pulita, molto curata. Dove eccetera. Abbiamo la radio noi? No. No, adesso dove siamo noi è stra sicuro. Cioè, ammazzano a droga. Sì. Cioè, ti ammazzano di overdose. Non è vero. Quando compri la casa ti danno anche dei sacchi di sabbia in omaggio. No, allora dove stiamo, cioè dove sta la gente normale, è abbastanza, è molto sicura, è ovvio che poi succedono delle cazzatine. Tu guardi il telegiornale, la notizia più incredibile è rimasto incastrato un gatto su un albero, è intervenuta la polizia, 27 pattuglie, però appena ti allontani un po' e vai verso l'interno, io devo dire che ogni tanto per questioni lavorative devo andare. Che cazzo vado a fare secondo te? Questioni lavorative. Cioè, diciamo che il più bianco è Obama, cioè sono, vabbè, ma adesso sono brutti. Non è per il colore della pelle che uno è un delinquente, cioè non è che siccome uno è nero cosa c'entra? No, è per dove viene. Non lo so. Hai presente GTA? Ci sono delle zone di Miami, in uno dei più recenti giochi, ci sono delle zone di Miami molto pericolose. Una è Overtown. Se vai a Overtown vestito in un certo modo con Rolex al polso, diciamo che non è che proprio te la cerchi. A parte che sei uno stronzo, però guarda, hai toccato il tasto giusto. Secondo me è colpa dei videogiochi. Bravo, che cazzo c'è? Perché abbiamo addestrato per almeno 10 anni da quando è uscito quel gioco lì. C'è una differenza tra Stati Uniti e Italia. La delinquenza in Italia dilaga ovunque, no? Cioè, che tu sia in centro, che tu sia in periferia. Certo. Qua invece va a zone, cioè te la vai a cercare. Nel senso che se vuoi andare a cercarti una coltellata, la trovi. Ma c'è proprio l'ufficio turistico, ti dà una piantina, fa coltellata. Qua testate in bocca. C'è la Lonely Planet dei crimini. Però qua parliamo di Rosenburg, un cazzo di paesello nell'Oregon. Ma è lì l'Oregon. Il problema, Fabio, io e te abbiamo attraversato gli Stati Uniti. Appunto. Beh, quanti chilometri di niente abbiamo incontrato noi? Vero. Il nulla. Qui la gente si annoia, cazzo fa, si compra la pistola e spara. Ma tu l'hai presa la pistola? Come in Sardegna. Cazzo sparo? Ma urla fortissimo e graffia. Io ce l'ho in te, io sparo cazzate, cioè quello è il massimo che posso sparare. Lui quando si spaventa ti graffia tutta la pancia. No, io se devo andare in una zona brutta mi metto la minigonna e sparo seghe. Sì, questo sì, sta ammazzato a seghe, fantastico. L'autodifesa è perfetta. Marco, adesso abbiamo parlato di zone brutte, di Miami, ma anche del resto del mondo. Però nel mondo ci sono anche zone belle, popolate da persone e ambienti dove non si commettono crimini. Senza neanche andare troppo lontano. Cioè in Italia ci sono zone dove veramente pullula la ricchezza. Capri, per esempio, è definita una delle città più belle del mondo, anche se molto piccola. Anche se è un'isola, certo. Poi non so, voglio dire, basta, non è che ti devi proprio allontanare tantissimo, ma se vai, che ne so, a Saint-Tropez. Ma anche Varese, ragazzi, Cesenatico. Ricchissimo, ma che sì, certo. Beh, c'è anche Milano Marittima, ci sono delle robe a Milano Marittime da persona molto abbiente. Comunque, noi che amiamo tantissimo sia il povero che ricco, abbiamo pensato, perché tutte le radio hanno il telegiornale, il radiogiornale normale, no? Che c'è la notizia. Noi abbiamo fatto invece un telegiornale diverso, che si chiama TG Ricchezza. Bravo. Solo per le persone che hanno almeno due Porsche ai piedi. Ai piedi. Io le indosso le Porsche. Agghiacciante. È di oggi la notizia che vede protagonista la contessina ammirante della Braschi, che durante una vacanza alle Maldive non ha chiesto un'isola privata,
ma si è accontentata di una semplice suite. Pare che la stessa non abbia neppure lasciato il consueto 10.000 di mancia alla servitù. Il club dei 1.000 miliardari è in fermento. Pare che lo smacco e lo slancio di barboneria non sia piaciuto nemmeno alla duchessa della Prandina, che di tutta risposta ha deciso di cancellare la sua presenza all'annuale incontro presso Villa Prandina per scegliere i fiori per i balconi dell'ala ovest della stessa. Ma abbiamo il nostro inviato opulento in loco che potrà darci approfondimenti sul caso. Sei lì? Oh. Sì. Come viene vissuta la situazione dello smacco della contessina? Oh. Non puoi comprendere. Ma allora come la vedi che adesso non è più gradita all'annuale scelta dei fiori per la balconata dell'ala ovest? Disumano. Ci tenevo, dai. Quindi come si comporterà dopo l'esclusione? Stanco. Dai che mi sto rovinando il botox sui zigomi. Che risposta è? Che risposta è? È tutto per oggi. E svogliatezza a tutti. Arrivederci. Io devo capire queste pause perché è stanco. No? Perché tu Enrico qui in testa, capisci? Dai ragazzi, che mi fa male una Porsche al piede destro. Sì, c'è le scarpe. Gonfia le gomme.